Andiamo ora ad analizzare le Odici Vide e gli Inni Sacri. Entrambe le raccolte si pongono tra il 1812 e il 1822 e sono opere in cui Manzoni riflette in particolare da un lato sulla storia dell'uomo, dall'altro però sull'intervento divino che avviene, che si verifica all'interno della storia umana. In particolare è fondamentale sottolineare come le vicende umane, secondo Manzoni, acquistino senso soltanto alla luce di una prospettiva provvidenzialistica, quindi soltanto alla luce della verità cristiana che conferisce valore e conferisce significato alle stesse vicende umane della storia, che di per sé appunto non sarebbero compiute e complete. Peraltro, tanto nelle Ode Civili quanto negli Inni Sacri, diciamo che la parte centrale, la parte fondamentale, è rappresentata dalla relazione da un lato, diciamo, da un lato la storia e dall'altro la provvidenza. Ed è, come abbiamo detto, soltanto la provvidenza a dare quindi una luce particolare alla storia stessa e a conferirle significato. Mentre nelle Odi, si parte dalle azioni umane e quindi si parte dalle azioni dell'uomo all'interno della storia, negli Inni Sacri invece, vengono celebrati gli eventi della rivelazione e quindi, diciamo, si prendono in considerazione anche i momenti liturgici della cristianità. Questi eventi della rivelazione sono però sempre calati all'interno della storia umana. Quindi, mentre nelle Odi la centralità è data dall'azione dell'uomo che acquista senso soltanto in una prospettiva provvidenzialistica, negli Inni Sacri si parte dagli eventi liturgici per, diciamo, allargare la prospettiva alla storia umana, alla drammaticità della storia umana. Partiamo in particolare appunto dalle Odi. Manzoni compose, diciamo, l'idea di Manzoni era di comporre quattro odi, le prime due però ci sono giunte incomplete. Le odi trattano eventi importanti, eventi contemporanei importanti, quindi eventi storici di rilievo, che vengono sempre inseriti in una prospettiva di natura morale da un lato e spirituale dall'altro, quindi morale come riflessione proprio sul comportamento dell'uomo, ma poi sempre in una prospettiva cattolica, quindi in una prospettiva che si carica di significato proprio alla luce della rivelazione. Le prime due opere, dicevo, restano incompiute, sono aprile 1814, in cui si riflette sulla sconfitta napoleonica dopo la battaglia di Lipsia del 1813, e l'altro invece rimasto incompiuto è il proclama di Rimini, che invece ha come figura centrale quella di Gioacchino Murat, il quale Gioacchino Murat era stato posto da Napoleone a capo proprio del regno di Napoli. E diciamo questa celebrazione di Murat è una celebrazione di questo personaggio storico che viene considerato un po' il liberatore del suo popolo dagli oppressori e quindi assurge proprio quasi al ruolo di un nuovo Mosè che è chiamato da Dio a liberare il suo popolo. Le odi che invece ci sono rimaste complete sono marzo 1821, che subì un rifacimento, quindi ci fu una prima edizione che tra l'altro poi Manzoni distrusse in seguito alla sconfitta dei moti insurrezionali del 1821 del Lombardo-Veneto e poi un rifacimento della stessa Ode che venne pubblicata poi successivamente nel 1848. Marzo 1821 è dedicato proprio ai moti degli insorti lombardo-veneti contro gli austriaci. Soprattutto è centrata sulla speranza che questi insorti appunto coltivano che le truppe piemontesi possano unirsi a loro per combattere insieme appunto contro gli austriaci. Di fatto quindi c'era la speranza che l'erede al trono di Savoia, Carlo Alberto, potesse appoggiare questa insurrezione del Lombardo-Veneto contro gli austriaci. Di fatto quindi c'è l'idea che la nazione si identifichi proprio in un patrimonio comune, dice lo stesso Manzoni, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor, quindi un patrimonio comune di tradizioni che dovrebbe unire appunto il popolo-nazione. E la conquista della libertà, secondo Manzoni, è una conquista sempre appoggiata da Dio, anche quando questa conquista implichi l'uso della violenza, quindi l'uso delle armi. Quindi c'è l'idea che ogni popolo che si riconosca poi come nazione abbia il diritto alla libertà e che questa libertà appunto possa essere conquistata dalle armi e che Dio comunque approvi questa conquista. Proprio perché Dio, così come la vicenda di Mosè può testimoniare, si schiera sempre dalla parte degli oppressi e mai appunto dalla parte degli oppressori, anche quando vengono utilizzati dei metodi appunto, diciamo, violenti.
Il 5 maggio, ode scritta nel 1821, è un'ode che è centrata sulla figura di Napoleone. Quindi, alla notizia della morte di Napoleone, Manzoni sospende diciamo che ha sospeso il giudizio su un personaggio politico e storico così importante quando appunto Napoleone era in vita. Ora può appunto considerare l'uomo e l'eroe del passato, ma lo considera appunto in una prospettiva che non si limita alla prospettiva terrena, ma apre una riflessione verso la prospettiva oltremondana. Infatti Manzoni si interroga proprio sul senso dell'azione umana all'interno della storia e quindi reinterpreta proprio la vicenda di Napoleone Bonaparte in una prospettiva che vada però al di là dell'aspetto mondano, quindi che vada a considerare l'aspetto provvidenzialistico. Manzoni si interroga proprio sul senso della gloria e la risposta che si dà è che la vera gloria non è quella terrena, cioè quella che viene conquistata con le battaglie, con le morti, con la distruzione. La vera gloria è la gloria in una prospettiva appunto non mondana. Nel momento in cui le ambizioni terrene falliscono, allora può aprirsi uno spazio verso la ricerca della salvezza autentica, ovvero nel piegare la testa di fronte a Dio. Soffermiamoci molto brevemente sul 5 maggio. Diciamo che all'interno dell'ode del 5 maggio, che è chiaramente centrata sulla figura di Napoleone e che inizia con le parole epigrafiche e i fu che testimoniano quindi proprio la morte di Napoleone appena verificatasi, all'interno di quest'ode, dicevo, si conciliano due momenti. Da un lato c'è la rappresentazione epica dell'eroe, dall'altra invece c'è il momento della riflessione da parte di Manzoni. La rappresentazione epica dell'eroe è un momento in cui Manzoni ripercorre brevemente, velocemente, da un punto di vista stilistico e diciamo sintattico, con una sintassi franta, fortemente divisa, proprio per sottolineare la rapidità dei movimenti e delle azioni di Napoleone e un uso continuo del passato remoto. E quindi sono momenti in cui diciamo, Manzoni ripercorre la vicenda umana dell'eroe, in cui l'eroe è stato protagonista della storia. Ricordiamo alcuni versi, ad esempio il verso 25: dall'Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno, scoppiò da Scilla al Tanai, dall'uno all'altro mar. Quindi una enumerazione di luoghi geografici così distanti tra di loro per sottolineare proprio la rapidità dell'azione di Napoleone da un luogo all'altro, sempre da protagonista, sempre da vincitore. La strofa successiva invece è un momento discorsivo, un momento di riflessione. Scrive infatti Manzoni al verso 31: fu vera gloria ai posteri la tua sentenza. Noi chiniamo la fronte al massimo fattor che volle in lui del creator suo spirito più vasta orma stampar. Quindi la riflessione di Manzoni è sul chiedersi se effettivamente questa gloria mondana sia stata la vera gloria che bisogna andare a ricercare. E la risposta, diciamo, ci sarà soltanto più avanti. Altri momenti fortemente, diciamo, significativi dell'azione umana di Napoleone come appunto protagonista della storia sono ad esempio al verso 37: la procellosa e trepida gioia di un gran disegno, l'ansia di un cor che indocile serve pensando al regno, e il giunge e tiene un premio che era follia sperar. O ancora al verso 79: e ripensò le mobili tende, i percossi valli, il lampo dei manipoli e l'onda dei cavalli, il concitato imperio e il celere ubbidir. In questa strofa in particolare, diciamo, l'anafora della congiunzione e chiaramente la enumerazione delle azioni, ovviamente conferisce una grande drammaticità appunto al ricordo che Napoleone ha della sua gloria passata in un momento in cui è relegato a Sant'Elena e quindi è costretto all'inazione dopo appunto essere stato il protagonista appunto della storia contemporanea. E diciamo che il tema di fondo di questa ode è proprio la meditazione sul potere. Il potere viene visto in due prospettive diverse: da un lato la prospettiva storica, dall'altro quella teologica. Nella prospettiva politico-storica viene analizzata proprio la veloce ascesa di Napoleone, ma anche la sua repentina caduta, motivo per cui appunto Manzoni utilizza queste enumerazioni, questa sintassi franta, quest'uso del passato remoto, proprio per sottolineare che il momento della gloria è un momento che è passato.
Dall'altra invece, nella prospettiva storico-teologica, la vicenda di Napoleone diventa un esempio fondamentale, perché soltanto al momento in cui Napoleone si rende conto della caduta, diciamo, si rende conto della fragilità della gloria terrena e quindi si abbassa di fronte a Dio, allora può trovare la vera gloria. E quindi il confronto è tra la gloria temporale, che è transeunte, e la gloria eterna, che invece è un'acquisizione ovviamente per sempre. E l'altezza dell'uomo in vita non è nulla di fronte invece all'abbassarsi dell'uomo di fronte a Dio, che rappresenta appunto la vera gloria che ciascuno deve andare a cercare. Per quanto riguarda invece gli inni sacri, anche questi chiaramente vengono concepiti soltanto dopo la conversione del 1810. Inizialmente erano previsti 12 componimenti, ma ne furono realizzati soltanto 5. Quindi ci restano la Resurrezione, il nome di Maria, il Natale, la Passione e la Pentecoste. Sono ovviamente appunto delle riflessioni sui momenti, diciamo, della rivelazione divina, e quindi anche sui momenti fondamentali della liturgia. Questi momenti rappresentano anche una risposta ai tragici eventi dell'umanità, perché comunque si collocano tutti all'interno della storia. Chiaramente l'idea di fondo è sempre la stessa, ovvero che le vicende umane possono essere comprese soltanto all'interno di una prospettiva cristiana, che quindi assumono valore soltanto in una prospettiva provvidenzialistica. Protagonista di tutti gli inni sacri è sempre la Chiesa, intesa proprio come una collettività, come un insieme di uomini, diciamo, dotati di fede, che lottano contro il male ed invocano la grazia divina. Ancora una volta la prospettiva di fondo è quella giansenista di Manzoni, e quindi il fatto che venga data una grandissima enfasi, un grandissimo valore proprio alla grazia, che è quell'elemento a cui l'uomo deve affidarsi per ottenere la salvezza. Quindi di fondo prevale questa idea pessimistica di Manzoni, per cui, diciamo, il male rappresenta proprio appunto un elemento costante della vita umana, e che il volere di Dio sia un volere inconoscibile, quindi il solito Deus absconditus di cui abbiamo parlato, di matrice pascaliana. Da un punto di vista formale, Manzoni si allontana tanto dalle prime esperienze, diciamo, legate al neoclassicismo che aveva realizzato, a cui aveva dato appunto voce prima del 1810, ma si allontana anche dal magniloquente stile alfieriano, quindi non c'è esaltazione all'interno appunto degli inni sacri. E tra l'altro la scelta dell'inno è una scelta che va proprio in chiave religiosa. L'inno, infatti, era legato proprio ad una celebrazione religiosa, già a partire dal mondo classico lo era, appunto, ma in particolare si carica di significato all'interno della Bibbia, dove appunto gli inni hanno proprio una destinazione liturgica, perché servono per presentare una coralità di fedeli, cioè una pluralità di fedeli che tutti insieme invocano appunto Dio, quindi pregano Dio. L'inno di fatto quindi è una sorta di preghiera. In particolare ci soffermiamo sulla Pentecoste. La Pentecoste è l'ultimo degli inni sacri. E tra l'altro, insomma, è particolarmente significativo perché rappresenta proprio, diciamo, la presenza dello Spirito Santo tra gli uomini. Infatti la Pentecoste indica proprio il 50° giorno dopo la Pasqua, e quindi indica la discesa dello Spirito Santo, che avviene appunto dopo 50 giorni dalla resurrezione di Cristo. È chiaramente un momento importantissimo, perché è il momento in cui la Chiesa viene invitata proprio a trasformare il mondo fondamentalmente, quindi viene invitata a, diciamo, diffondere la parola di Cristo, e quindi a diffondere l'idea di cristiani. E quindi appunto con la Pentecoste di fatto possiamo dire che nasca la Chiesa vera e propria come comunità di fedeli militanti. In un certo senso possiamo dire che sia il culmine della prima metà della storia, perché è il momento che segna una cesura tra la prima parte della storia, che va dalla creazione fino alla resurrezione di Cristo, e la seconda metà della storia, che ancora deve verificarsi, ovvero quella che va dalla discesa dello Spirito Santo appunto fino alla, diciamo, al ritorno finale di Cristo, appunto alla fine del mondo.
Da un punto di vista strutturale, la Pentecoste è suddivisa in 144 settenari che chiaramente ricordano, insomma, con il numero 7, diciamo, la pienezza della perfezione divina, quindi comunque c'è anche un aspetto della numerologia non indifferente. Diciamo che la Pentecoste può essere suddivisa in due parti, la prima delle due parti a sua volta divisa in altre due parti. Dalle strofe 1 alla strofa 1 alla strofa 10 si parla della Chiesa, di una chiesa smarrita e timorosa dopo la morte di Cristo, e poi, diciamo, sempre nella prima parte, gli effetti della diffusione del messaggio cristiano nel mondo. E quindi si tratta proprio della descrizione del momento della Pentecoste. La seconda parte invece della Pentecoste è centrata nelle strofe 11-18 sulla presenza dello Spirito Santo nel mondo contemporaneo e quindi diciamo che i cristiani vengono, diciamo, vengono descritti da Manzoni come sì, dispersi per il mondo, ma nello stesso tempo uniti dalla stessa fede. E quindi diciamo che c'è la preghiera corale da parte dei cristiani che appunto, diciamo, si sentono uniti tra di loro grazie appunto alla comune fede in Cristo, grazie alla forza dello Spirito Santo. Chiaramente è centrale l'idea della presenza di Dio nella storia. Dio nella storia è fondamentale perché permette agli uomini il riscatto dal male, il riscatto dall'ingiustizia e quindi rappresenta proprio una garanzia di salvezza. È chiaro che l'azione politica è completamente svalutata perché assume un ruolo di primo piano l'accettazione della funzione provvidenzialistica di Dio e quindi tutto appunto assume un valore soltanto alla luce della rivelazione della fede.